Bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, come vedete dal titolo, oggi vi parlerò dell'ultima miniserie scritta da Alessia Gazzola per Longanesi. Infatti questo video è in collaborazione con Longanesi, che mi ha gentilmente inviato la copia di La Costanza è un'eccezione, ovvero l'ultimo libro di questa serie che è uscito da pochissimo. Però io ne ho approfittato per riprendere, diciamo, per leggere effettivamente i primi due libri e potervi creare dei contenuti sia qui che su TikTok. Questa serie è composta al momento da tre libri, non si sa se proseguirà. Il primo è Questione di Costanza, il secondo è Costanza e buoni propositi, la terza è Una questione di Costanza. Allora, che dire di questa serie? Costanza Macalè si trasferisce nel Veneto da Messina per lavorare come paleopatologa nell'Università di Verona. Ecco, lei in realtà è laureata in anatomopatologia, quindi sarebbe un'altra specializzazione quella che va a fare, però diciamo che si deve accontentare anche per far incastrare appunto la sua vita di madre e la sua vita, la sua carriera, ecco, da medico. E il fatto che Costanza abbia una figlia è quella che è la cosa che la frena di più a fare un po' le pazzie di cui è nota fare, ecco. Costanza appunto ha una figlia di 3 anni che poi crescerà appunto nel corso dei romanzi, che ha avuto che praticamente è stata concepita durante un'avventura a Malta con questo ragazzo che si scoprirà essere Marco, vivere a Milano, sarà un architetto, e nel corso dei 3 romanzi vedremo anche un po' come si sviluppa la storia dei due genitori e di questa bambina, che è meravigliosa, perché io mi sganascio dalle risate quando ci sono i sipari con Flora all'interno. Conoscevo già la scrittura di Alessia Gazzola, conoscevo già il suo modo di scrivere, le sue emozioni che mi dava attraverso la scrittura, quindi diciamo che sono andata davvero sul sicuro quando ho deciso di intraprendere la lettura di questa serie. La particolarità, secondo me, di questa serie è che, a differenza della serie dell'Allieva, qui c'è un romanzo dentro il romanzo. Se all'interno dell'Allieva c'era comunque un caso da risolvere, anche qui, altrimenti non sarebbe davvero la scrittura di Alessia Gazzola, io non riuscirei a vederla in un altro modo. All'interno dei tre romanzi ci sono 3 casi diversi da definire, che vi tengono proprio con il fiato sospeso, perché vorrete vedere come Costanza riesce a sbrodagliarsi fuori da tutte le varie informazioni, da tutte le varie supposizioni, come lei stessa incastra tutto il risolvere il caso fino a ingrovigliarlo alla sua vita di tutti i giorni, ecco. Le protagoniste di Alessia Gazzola sono sempre molto, diciamo, spumeggianti, ma allo stesso tempo un po' sbadate, ecco, e a me davvero piacciono per questo, perché sono genuine e si adattano tantissimo alla realtà dei giorni nostri. Infatti ho apprezzato tantissimo questa serie, ma allo stesso tempo ho apprezzato il percorso che Costanza fa dal primo libro fino al terzo. Si vede proprio, ma già alla fine di questo primo romanzo, come Costanza cresce, migliora e si rende conto che deve un attimo rivedere le priorità. Mi piace tantissimo il fatto che abbia 2 figure femminili molto forti al suo fianco. Una è la figlia, che praticamente gli donerà tutta la spensieratezza di cui lei ha bisogno, ma allo stesso tempo la terrà con i piedi per terra, mentre dall'altra c'è sua sorella Antonietta, con cui condivide la casa, condivide la vita, ed è un po' il suo punto fermo, il suo salvagente. Molte volte lei l'ha definita esattamente così nel corso della storia, quindi questa cosa qua mi ha fatto davvero impazzire. All'interno di questi romanzi inoltre c'è una sorta di romanzo storico, perché tutto il caso di cui Costanza tratta viene proprio spiegato in una sorta di storia, quindi è una storia dentro un'altra storia, e questo mi ha non mi ha fatta, diciamo, far confusione, ma mi ha proprio tenuto incollato, perché io, in base a quello che succedeva nella storia passata, volevo vedere come Costanza nel presente riuscisse a sbrodagliarsi fuori. La Costanza è un'eccezione è l'ultimo libro, ed è anche il motivo per cui ho fatto questo video e la mia collaborazione con Longanesi. Devo dire che
mi è piaciuto tantissimo, perché a differenza dei primi due qui troviamo una costanza davvero più ferma, più sicura di quello che è e anche forse più adulta, ecco. Diciamo che lei nei primi due è molto sbarazzina, nonostante la figlia, nonostante tutto, nonostante la carriera, però si vedeva molto che viveva nell'incertezza. In questo terzo romanzo la vediamo quasi gettare delle basi solide, perché lei in primis lo vuole. E soprattutto, oltre a tutto il caso che si svolgerà a Venezia, quindi questo romanzo è incentrato nella Venezia del 1600, mi è piaciuto tantissimo l'evoluzione che c'è in questo romanzo del rapporto con Marco, il padre di Flora. Marco lo conosceremo sin da subito, sin dal primo romanzo. Inizialmente lo troveremo molto diffidente, non capiamo qual è il suo rapporto con Costanza, però poi già nel secondo qualcosa si apre fuori. In questo terzo romanzo le cose, diciamo, si evolvono tantissimo e alla fine diciamo che ci sarà questo happy ending molto aperto, perché diciamo i romanzi di Alessia Gazzola sono famosi per avere questi finali aperti e per non concludersi proprio alla fine, motivo per cui diciamo la serie dell'allieva è lunghissima e Alice Allevi e Cicci ancora ci fanno sognare, quindi spero che anche Costanza e Marco ci facciano sognare tanto quanto ci hanno fatto sognare loro due, no? E quindi niente, devo dire che lo stile è meraviglioso, scorrevole, emozionante, ti tiene incollato. Questi romance sono romance contemporanei, un po' mystery, e diciamo che qui c'è anche un po' di thriller, perché c'erano vampiri, pensieri, cioè un po' strana in questo romanzo, però mi sono piaciuti davvero tanto. Sono fuori dalla mia comfort zone, perché di base io non li amo tantissimo, però davvero, cioè, la sua scrittura, il modo in cui lei ti racconta le cose sono davvero davvero bellissime. Tra l'altro i romanzi sono tutti in prima persona, quindi sono riuscite proprio ad entrare in empatia con i protagonisti, e la cosa bellissima è che il percorso che la protagonista fa lo fa in primis per se stessa e poi anche per tutto ciò che la circonda. Costanza è davvero una donna forte, in carriera, una madre che cerca di trovare un equilibrio nella sua vita, e in questi tre romanzi nel suo modo ci sta riuscendo, ecco. Quindi non lo so, per me questa serie è super approvata, mi sono piaciuti davvero un sacco, ve li consiglio tantissimo e niente, la batteria è scarica. Ok, finisco di registrarmi con la fotocamera del telefono perché la fotocamera vera e propria si è scaricata e preferisco appunto concludere il video qui con voi. Allora, come vi dicevo, mi è piaciuta tantissimo l'evoluzione che fanno, cioè che fa lei come protagonista dall'inizio del primo alla fine del terzo. Questa serie, per quanto mi riguarda, è tutta approvata, è una serie che vi farà scoprire un po' di più, diciamo, del Veneto, ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta, e anche per questo, perché comunque io, essendo veneta, sapere che questa serie è tutta ambientata in questo paese e visita vari paesi del Veneto, descrivendo anche i suoi paesaggi, il suo clima. Infatti ve lo giuro, quando leggevo il romanzo e si percepiva il clima veneto, davvero mi faceva straridere, perché effettivamente è così, è soprattutto l'inverno, no? E quindi questo è quanto. Niente, i libri sono disponibili, 1, 2 e il terzo, ma c'è anche il terzo in cartaceo, solo che al momento l'ho trovato in rigida. Cosa dire? Sì, i libri sono disponibili in tutte le librerie italiane e in tutti gli store online. Per quanto riguarda l'ultimo vale la stessa cosa, è uscito da pochissimo, ma se cercate appunto delle letture diverse con contaminazioni di altri generi che vi tengano letteralmente incollate alle pagine senza, cioè, diciamo, mai staccare l'attenzione, fate conto che io questi due qui li ho letti in quasi 5 ore, ecco, e per farvi capire quanto mi hanno preso. Ve li consiglio caldamente. Vi ricordo inoltre che al link qui sotto, che è quello di Amazon, con l'affiliazione Amazon, li trovate, quindi se li acquistate potete acquistarli anche da qui. Niente, mi sono imbalbata per la 10.000.000ª volta durante questo video.
E basta, io vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto del video. Ce l'ho fatta a registrare questa video recensione, perché fate conto che questa è la terza volta che la finisco di registrare, fate un po' voi. E niente, io vado a editarlo, sistemarlo e a programmarvelo in modo che possiate vedere al singhiozzo il prima possibile. E niente, vi ringrazio e ringrazio soprattutto voi, perché ci saranno un sacco di novità, lo sapete, e se ci sono è perché voi mi seguite. E basta, noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con un nuovo video. Mi raccomando di iscrivervi per non perdervi le notifiche di quando vi arriva di quando esce un nuovo video. E niente, con il Kindle questa volta vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video recensione. Un bacio, ciao!